Buonasera e ben ritrovati a Vita d'Atleta. Torniamo a parlare di sci alpino e per farlo ho il piacere di ospitare l'ex campionessa del mondo juniores dello scorso anno, Federica Sosio. Ciao Federica, Ciao a tutti, buonasera. è un piacere averti ospite. Ex ormai, perché accadde un anno fa, ma prima di parlare di questo tuo risultato, facciamo un passo indietro, partiamo dalla Federica Sosio, sciatrice piccolina. Abbiamo visto assieme delle foto tue prima di cominciare la puntata. Eri davvero piccolissima quando tuo nonno, tuo zio, tua mamma, tuo papà ti misero sugli sci. Una famiglia di sciatori. Sì, la mia famiglia è storica per lo sci, diciamo. Mi hanno messo sugli sci a 2 anni e mezzo, 3 da piccolissima, e la mia passione è cresciuta giorno dopo giorno sempre di più. Me l'hanno trasmessa veramente in tanti, perché in famiglia chiunque scia, chiunque è maestro e chiunque ha avuto a che fare in passato ora con lo sci, quindi veramente la mia passione è cresciuta giorno dopo giorno e continua a farlo ora. Certo, figlia di Roberta Anzi, tuo padre è Eugenio Sosio, quindi il tuo cognome ovviamente è Sosio, ma la parentela degli Anzi è famosa. Su tutti lo zio Stefano fu il primo italiano a conquistare nel 1971 una gara di Coppa del Mondo, insomma lo sci nel DNA. Sì, lo sci è nel DNA. Stefano è forse stato quello ad aver avuto i maggiori risultati, ma anche il nonno è stato allenatore, la mamma ha avuto un anno in cui è stata nella squadra giovanile, quindi diciamo che veramente è da una vita che la mia famiglia parla di sci, mastica lo sci. Tuo nonno Aldo, anzi ce lo ricordiamo quale tracciatore, preparatore della famigerata pista Stelvio, è così. Sì, è così, lui è stato allenatore di comitato della squadra nazionale fino ad arrivare a tracciare la pista Stelvio, che purtroppo manca da un paio d'anni sulle TV. Sei Bormina, come non chiederti cosa ne pensi di questa debacle, Bormina? Sono Bormina, mi dispiace molto, penso che Santa Caterina stia facendo davvero un bellissimo lavoro, però mi spiace non vedere la Coppa del Mondo a Bormio, perché secondo me è una delle piste veramente più belle di tutte. Tu naturalmente tante volte hai avuto occasione di prepararti, di sciare sulla pista Stelvio, l'hai anche provata in gara, ti hanno fatto magari fare qualche apripista, qualche discesa di No, coppa? purtroppo per me è veramente troppo tosta per poterla fare. Ci sono dei pezzi in cui vorrei veramente provare a sciare, ma tutto da in cima in fondo per me sarebbe veramente estrema come discesa. Certo. Dicevamo, da piccolina ovviamente lo sci in casa e non potevi fare altrimenti che non la sciatrice. Praticavi invece altri sport oppure sempre solo sci? Ma ho sempre solo sciato, poi vabbè, da bambini con lo sci club si fanno veramente mille sport oltre allo sci, nella ginnastica in estate o anche in inverno. Lo sci non è paletti, ma sono i boschetti, il giorno è neve fresca, quindi diciamo che lo sci è sempre stato la base di tutto. Mi piace molto la mountain bike, mi piace molto andare in mountain bike e qui da noi ci sono dei posti veramente stupendi per farlo, diciamo, ecco. Ti piace la mountain bike? Ricordiamolo anche, mamma e papà sono istruttori di mountain bike, quindi d'estate Sì, pedali. mamma e papà sono istruttori e da piccolina a 16 anni ho fatto anch'io il corso per istruttore di mountain bike. Ora non lo pratico, però è una cosa che ho lì e che magari in un futuro non troppo lontano praticherò anch'io, sì. Speriamo invece più lontano possibile perché ti vogliamo sulle piste da sci più a lungo possibile, Federica. Il tuo palmarès è davvero ricco, ricco, ricco di risultati, tantissime gare, insomma, una vita sempre un po' sotto stress la tua. Sì, fin da quando ero piccolina mi ha sempre divertito fare le gare, non sono mai stata una delle migliori, sono sempre stata lì a giocarmela anche con Iole, eravamo sempre io e lei che ci sfidavamo fin dalle children, poi crescendo pian piano ho capito che mi piaceva veramente tanto questo sport, che volevo fare nella mia vita e ci ho provato, è andata bene per ora, adesso vediamo pian piano. Beh, tu dici non sono mai stata fortissima da piccolina, non è proprio vero, perché se arrivi nel 2009, che quindi avevi 15 anni, a vincere il Pinocchio, la fase internazionale, è perché i numeri ce li avevi e come? Che ricordo hai di quella gara? Sì, ricordo che partivo indietro, avevo il 45 perché nelle qualifiche non ero andata benissimo,
Dopo la prima mancia ero quinta, ero già riuscita a fare delle buone cose, però non mi aspettavo di vincere nemmeno lì, ma era stato un podio bellissimo, perché era stato un podio tutto italiano con Pichler e Cillara, che sono ancora con me in squadra e ce la giochiamo ancora adesso, quindi ho davvero un ricordo positivo di quella gara. Certo, una manifestazione che nel suo palmarès annovera fior di campioni, mi viene in mente tutti i norvegesi da Svindal, c'era anche un Omod, anche i nostri azzurri, se non ricordo male, anche la stessa Deborah Sì. Compagnoni vinse quella gara. Abbiamo nominato Deborah Compagnoni, tu sei veramente di un'altra generazione, però quale sciatrice valtellinese non è un po' cresciuta sotto questo mito di Deborah? Sì, Deborah è veramente fantastica. Io purtroppo ero davvero piccolissima quando lei vinceva, non ho ricordi esatti, ma ho visto molti video su YouTube, molti programmi televisivi su di lei e veramente non ci sono state molte campionesse come lei. Avrai sicuramente avuto modo di guardare la sua sciata, di studiarla, era un talento naturale. Sì, era un talento naturale, era una sciata completamente diversa, erano tempi diversi, ma Deborah si vedeva che le veniva tutto facile quando era in forma, era veramente naturale per lei sciare e fare quello che faceva. Federica, per te i primi risultati dal Pinocchio, dall'internazionale, poi l'ingresso nel Comitato Alpi Centrali, anzi già in quegli anni lo eri. A quando la prima maglia azzurra? L'ingresso nel Comitato Alpi Centrali dove ci sono stata 2 anni, durante i 2 anni aspiranti, dopodiché nel secondo anno aspirante ero riuscita a fare una bella stagione e in squadra c'era stato un cambio radicale di età, quindi tutte le atlete della squadra C erano passate in B e così dalla B alla A, quindi noi ci siamo ritrovate in 15 ragazze giovani tra 93 e 94 e squadra C e era il 2011 se non erro. È stato lì, sì. Una fascia aspiranti in cui ti vide ottenere 2 ori, 2 argento e 2 bronzi ai campionati italiani. Insomma, la tua carriera cominciava a decollare. Nella fascia giovani, i risultati degli italiani furono sempre più o meno di questo calibro, di questo livello. Da lì, poi, l'ingresso in nazionale. Sì. Proprio le medaglie aspiranti mi hanno regalato l'ingresso in nazionale e anche negli anni giovani sono sempre arrivata ai campionati italiani abbastanza in forma, sono sempre state delle gare a cui tenevo in modo particolare, comunque una medaglia italiana ce l'hai e non te la toglie nessuno in qualche modo, poi ogni anno è una soddisfazione vera arrivare lì e riuscire a confermarsi anno dopo anno, aspirante, giovane, quindi davvero sono state delle gare ai campionati italiani che ricorderò sempre. Beh, insomma, 3 ori, 3 argenti e 3 bronzi in questi anni di fascia giovani. Chi erano i tuoi avversari dei tempi? Sì, erano e sono ancora, sono Rinomino, Cillara, Pichler, Jole Galli anche. Sono veramente i miei compagni di squadra ora, adesso Ida Giardini, l'Alessia Medetti, ora più recenti Nicole De Lago e Verena Gaslitter. Diciamo che le mie compagne di squadra sono quelle che ai campionati italiani erano le mie avversarie principali. Con Iole Galli un bel rapporto, avversarie, amiche? Sì, con Iole la conosco veramente fin da quando sono bambina, avrò avuto 5 anni la prima volta che l'ho vista. E ricordo perfettamente quella ragazzina riccia, pazza come lo è ora, è una persona molto piacevole e un'amica prima che una compagna di squadra. Pensa, Federica, che il ricordo che ho io di Iole è questa bimba di 3 anni, piccolissima, che girava con i roller nel piazzale davanti a casa sua, ma era veramente un talento, era piccolissima, ne faceva di ogni, quindi vabbè, voi sciatrici, se avete una marcia in più. Sì, anche Iole è stato è veramente bellissimo averla in squadra adesso. Comunque abitiamo vicine, ci conosciamo molto bene, abbiamo due caratteri molto diversi, quindi tante volte ci scontriamo anche, ma sappiamo che ci siamo l'una per l'altra. Beh, è una bella cosa. Tra l'altro farete anche diversi viaggi assieme, abitando vicino, se dovete spostarvi. Sì, esattamente, una volta io, una volta lei, prendiamo la macchina e ci spostiamo, quindi passiamo molto tempo insieme. Ed è molto il tempo che passate viaggiando, perché di settimana in settimana ci si sposta dall'Austria alla Francia,
insomma, una vita, Sì. come ho già detto prima, abbastanza impegnativa, nonché stressante. Sì, paradossalmente la Coppa Europa è molto più stressante della Coppa del Mondo sotto certi aspetti. I viaggi sono tutti in pulmino, magari fai la gara, hai 6-7 ore di viaggio, il giorno dopo hai un'altra gara di Coppa Europa in un altro stato. Il periodo di Coppa Europa secondo me è davvero molto stressante perché sei lì tra le FIS, la Coppa Europa e la Coppa del Mondo, fai 60 gare all'anno e arrivi a fine stagione che sei veramente stressato e non vedi l'ora di andare in vacanza. È una cosa che si fa con piacere, però quando si arriva a fine stagione che ci si ferma ci si rende conto di quanto veramente si è stanchi in quel momento. Indubbiamente, sono anni in cui c'è anche la scuola per molti. Chi ci arriva prima è ancora alle superiori. E come si fa a coniugare le due cose? Sì, esatto, gli anni della scuola sono stati davvero duri, gli ultimi soprattutto li ho patiti molto perché iniziavo a girare un po' di più in Coppa Europa, quindi saltavo veramente, ricordo che in quarta liceo ho saltato 120 giorni di scuola, ero veramente, veramente al limite, veramente tirata, i professori mi aiutavano un po' a fine stagione, però sono stati degli anni duri, diciamo che ora senza scuola riesco di più a vivere questo sport e anche a vivere la mia vita personale. Tu frequentavi il liceo sportivo? Io frequentavo il liceo sportivo, che poi è stato purtroppo tolto mentre io ero ancora a scuola, quindi ho finito con il liceo normale. Sappiamo, tra l'altro, che eri anche una buona studente, però insomma non era facile coniugare le due cose. Arriviamo all'ingresso in Nazionale Maggiore, che avvenne? Avvenne 3 anni fa avevano fatto una squadra speciale più che altro, avevano unito squadra B e squadra C, era una squadra molto grande, è stata solo per un anno perché non è stato un progetto che è andato a buon fine, diciamo. L'anno dopo invece sono rimasta fissa nella squadra di Coppa Europa e come d'altronde l'anno passato è questo. Nel 2015, quindi l'anno scorso, il tuo miglior piazzamento in Coppa Europa, una seconda piazza era? Era Davos, era febbraio ed era un super gigante. È stato speciale perché a inizio stagione il mio obiettivo era riuscire a entrare nei 30, c'erano degli obiettivi molto di meno importanza, invece subito alle prime gare avevo fatto due settimi posti e avevo visto che si poteva fare e quel giorno è stato speciale, lo ricordo sempre molto molto volentieri. Una stagione di Coppa Europa, sempre una super gigante che ti vide concludere in settima piazza, ma in verità quella piazza d'onore ti aprì le porte alla tua prima convocazione in Coppa del Mondo. Sì, esatto, è stato un periodo molto intenso per me. Mi spostavo tra FIS, Coppa Europa e poi proprio a Davos mi era arrivata la convocazione per lo slalom di Coppa del Mondo a Maribor. Io da lì non sarei tornata a casa e ho fatto proprio 20 giorni, 30 giorni in giro per le Alpi a passare dalle FIS alla Coppa Europa fino ad arrivare alla Coppa del Mondo, che è stato un giorno davvero speciale. Comunque la Coppa del Mondo la sogni fin da quando sei bambino, e quando sei lì, soprattutto la prima volta, guardi tutti con ammirazione. Forse io non mi sono neanche resa conto di dovero e di quello che stavo facendo, ma ricordo che pioveva tantissimo, in partenza non capivo quasi niente, però alla fine non era neanche andata così male. Federica, quindi tu provenivi dal circuito di Coppa Europa e sei stata centrifugata nel giro di poco in quello di Coppa del Mondo. I nostri ospiti che ti hanno preceduta, gli sciatori, ci hanno sempre detto che sono proprio due realtà completamente diverse. Hai avuto modo di carpire qualche segreto da queste campionesse, che poi sono ancora quelle attuali che vincono? Sì, ma fin dal mio arrivo in albergo, solo con la squadra italiana, erano comunque persone che io ho sempre visto in TV, poche volte dal vivo, con cui non avevo mai avuto a che fare, ma mi hanno subito accolta come fossi una di loro, mi hanno subito spiegato come funzionava in Coppa del Mondo, è davvero tutta un'altra storia, dalla ricognizione, ma fin da quando esci dall'albergo, fin da quando metti gli scarponi è tutto completamente, completamente diverso. Diciamo che ti guardi in giro e cerchi di capire cosa pensa un atleta, cosa fa un atleta, sono tutte molto diverse, devo dire la verità. Ognuna ha i suoi tempi, ognuna ha i suoi modi di affrontare la gara prima, dopo, e davvero tu guardi con ammirazione queste grandi atlete che hai sempre visto in TV e non capisci bene ancora dove sei. Qual è la cosa che ti ha più impressionata?
La Schifrin che dormiva tra le due mance, questa è la Addirittura. cosa che mi ha più impressionata. Sì, eravamo al Team Hospitality, io ho appena finito la mia mance un'ora e mezza dopo di lei, sono rientrata e l'ho vista sui divanetti che si riposava, stava dormendo, era comunque metà stagione, quindi presumo fosse molto stanca anche lei. Una Michaela Schifrin che tra l'altro è un anno più piccola di te ed è del 95, tu sei classe 1994, quindi cosa dire, un extraterrestre. Sì, guardarla sciare è veramente impressionante in TV, dal vivo, è pazzesco, le viene tutto facile, sembra veramente la Deborah Compagnoni di oggi, le viene proprio tutto molto più semplice delle altre e forse questa è la sua forza. Chi erano invece le tue compagne di squadra per questa trasferta di Maribor? Ma ricordo, vabbè, Costanza, Molg, Irene Curtoni, diciamo che sono le più forti, le più importanti sono le tre che sono nei 30 slalom adesso e i punti di riferimento. Loro sono sempre state molto gentili con me, anche questo autunno, questo inverno mi sono allenata davvero molto con loro e devo dire la verità, mi hanno insegnato tante cose. Infatti, ci arriviamo, sei entrata in nazionale quest'estate in virtù del tuo strepitoso titolo di campionessa del mondo juniores di super gigante, ottenuto lo scorso anno in Norvegia. Che giorno era? Era l'11 marzo, se non sbaglio, l'11 Bene. marzo dell'anno scorso, sì. Ci racconti quella giornata? Ah, quella giornata è stata fantastica, ricordo che ci siamo svegliati, anche lì pioveva, e il tempo era brutto, la pista era bagnata, c'era una neve davvero, davvero strana. Abbiamo ritardato un po' la partenza, però poi è andato tutto a buon fine, la gara è stata abbastanza equa per tutti. Io purtroppo partivo indietro, partivo col 35. E in Coppa Europa avevo fatto bene, ma non mi avevano ancora aggiornato i punti fissi, quindi il mio pettorale era alto, ma diciamo che le aspettative mie e dei miei allenatori lo erano altrettanto, quindi ci abbiamo creduto fin dalla ricognizione, visto che loro ci credevano, io ci credevo, ricordo che in partenza è raro per noi, avevamo i tempi delle altre, quindi io sapevo esattamente chi era prima, chi era seconda e chi era terza al traguardo, erano tutte ragazze con cui io me la sono giocata per tutto l'anno, quindi già in partenza mi sono detta perché no, proviamoci. Poi, vabbè, scendendo mi sono veramente divertita. Ricordo che tagliando il traguardo, prima di vedere il tempo, prima di sapere di aver vinto, mi ero detta io più di così oggi non potevo farlo. Mi ricordo che mi ero proprio detta questa cosa qua. Poi, non so, è stata una centrifuga di emozioni perché ci credi, ci provi, ma quando sei lì, quando succede veramente, è come se tu non te lo fossi mai veramente aspettato, quindi è stato davvero bello. Beh, quindi ci hai detto, sei scesa con un pettorale alto, quindi qualcuno dopo di te avrebbe potuto portarti via lo scettro oppure eri l'ultima papabile? No, vabbè, comunque in Super G in discesa non si sa mai, potrebbe succedere di tutto, anche quella che scende con l'ultimo pettorale potrebbe scendere e vincere, quindi ricordo che i miei allenatori mi avevano detto che non avevano festeggiato finché non fosse scesa l'ultima ragazza, perché prima di me era scesa la norvegese e i loro allenatori avevano esultato come se avesse certamente vinto e poi erano stati beffati solo qualche pettorale dopo da me. Uno smacco doppio per loro, insomma, in casa. Assolutamente sì. No, C'era tuo papà Eugenio a bordo pista? purtroppo non erano riusciti a venire, però ricordo che appena era sceso il mio skiman con la giacca li avevo chiamati ed erano davvero al settimo cielo anche loro. Perché comunque papà Eugenio è anche il tuo allenatore, era anche il tuo allenatore, Sì, così? mio papà è stato il mio allenatore fin da baby, da quando avevo veramente 7 anni e mi ha seguito fino al secondo anno aspiranti. Ha fatto tutte le categorie con me e mia sorella maggiore, dopodiché vabbè, sono entrata in squadra, mi ha seguito per un po' anche lì, dopodiché mi ha un po' lasciato andare, ma resta comunque un punto di riferimento fisso per quando sono a casa, per quando ho dei momenti liberi per allenarmi. Federica, pro e contro ad avere il papà allenatore. Abbiamo davanti degli esempi lampanti, mi viene in mente la famiglia Kostelic, mi viene in mente il papà di Mark Girardelli, il papà anche di Hirscher è sempre Sì. Ma presente. Pro e contro. i pro sono parecchi, è comunque una persona a te vicina che ci tiene forse 100 volte di più degli altri, questo può essere un po' come può essere anche un contro, lui ha sempre preteso molto da me e pretende ora molto dalla mia sorella minore che allena lei.
Ma è bello avere vicino comunque la figura paterna, anche se certe volte magari esagera su certi aspetti, ti fa pesare di più cose che Magari il tuo il allenatore. tuo allenatore lascerebbe passare, diciamo, Ok. però è proprio solo perché c'è un motivo affettivo Certo, più che altro. certo. In casa parlate sempre solo di sci, no? No, in casa parliamo molto di sci, ma parliamo anche di altro. Hai nominato le tue sorelle, Caterina la più grande, Virginia la più piccina, in mezzo tu Federica, tutte e tre sciatrici. Caterina però ha dovuto interrompere per una serie di infortuni. Sì, anche lei si era fatta male in discesa a Caspoggio, poi ha fatto un po' fatica a rientrare, dopodiché ha scelto una strada diversa, ora è a Milano e sta studiando osteopatia, quindi anche per me diciamo che mi farà molto comodo averla perché con tutti i miei acciacchi è sempre bello avere una sorella in quel rango. Certo. Mentre la minore sta ancora sciando, adesso purtroppo anche lei l'anno scorso si è fatta male solo 3 giorni dopo che io ho vinto il mondiale, si è rotta la tibia, quindi ha fatto questa stagione con un ferro, ha fatto delle gare con calma, dall'anno prossimo invece riuscirà a competere al 100% anche È un buontalento, lo sappiamo, lo lei. Lo confermi? confermo, io a lei non l'ho mai detto direttamente, ma penso che sia molto più talentuosa di me. Ah, dici Sì. poco. Qual è la sua disciplina, Regina? Ma non lo so, io penso che lei al momento sta facendo slalom gigante proprio per il problema alla tibia, per il ferro, però è molto scorrevole, ha davvero dei buoni piedi e è un po' matta, quindi penso che possa fare per lei il super G. Quanto conta Federica la testa per arrivare in alto? Ma in uno sport come il nostro io penso che la testa sia l'80%. Ho visto tante atlete allenarsi, ottenere degli ottimi tempi in allenamento e in gara fare davvero tanta fatica, comunque la testa è l'80% perché può andarti male una gara, il giorno dopo ne è un'altra, devi essere bravo, essere capace a ripartire da zero senza farti influenzare magari da un periodo negativo, perché i periodi negativi ci sono e ci saranno sempre per tutti, però se hai la testa, se hai qualcuno vicino che crede in te, quindi ti fa credere in te stesso, è davvero, fai prima ad uscire da un periodo nero, diciamo. È sempre più frequente in questi ultimi anni la presenza nelle varie squadre della mental coach. Voi nazionali ce l'avete? Tu personalmente ce l'hai? In nazionale è presente in Coppa del Mondo un mental coach. Io personalmente non ho nessuno che mi segue da vicino, non perché non credo di averne bisogno, ma perché fino a questo momento ho sempre trovato degli allenatori, delle persone vicino a me che sono riuscite ad aiutarmi molto anche sotto il livello psicologico. Quindi diciamo che la figura di un mental coach non ne ho sentito il bisogno fino ad ora, magari più avanti per arrivare veramente in alto ne avrò bisogno, allora sicuramente non aspetterò a cercare qualcuno. Federica, vi vediamo voi sciatrici molte volte in versione maschiaccio, insomma è uno sport tosto, duro. Quando togliete il casco siete delle bellissime ragazze e tu ne sei la dimostrazione, ragazze molto femminili. È così, insomma, chi più chi meno, la bellezza nel Circo Bianco ultimamente è diventata esponenziale. Sì, è una cosa che mi dicono tanti miei amici ultimamente, che in Coppa del Mondo ci sono tante belle ragazze. È uno sport comunque molto maschile, noi stesse abbiamo un carattere molto forte, molto tendente al maschile, ma proprio perché viviamo delle esperienze, viviamo ogni giorno delle emozioni che ci portano ad essere così. Io da piccolina ero molto maschile, ora mi sto un po' femminilizzando anche io, diciamo, però mi piace molto il mio sport e mi piace la parte maschile, ma credo che ci sia una parte anche molto femminile. Certo. Federica, non a caso il tuo main sponsor, e diciamo anche il nome, Jafra, che è una casa cosmetica, ti ha scelta come testimonial. Ogni tanto ti tocca smettere gli abiti da sciatrice per vestire quelli da modella e devi presenziare a qualche convention. Come ti senti? Sì, con Jafra ho avuto un paio di occasioni in cui mi sono dovuta togliere davvero gli abiti da sciatrice e mettere un po' quelli più da ragazza, ventenne, da persona normale, diciamo.
È bello avere uno sponsor così al fianco e ti fa sentire femminile anche in un mondo in cui la femminilità a volte manca molto. Giafra è a fianco alla nazionale da un paio d'anni e da quest'anno ha scelto quattro ragazzi per pubblicizzarsi meglio, diciamo. E davvero è uno sponsor cui io devo molto, ringrazio molto perché sta credendo davvero tanto in me. Chi sono le tue compagne, Giafra? Lisa Vittozzi, Sofia Bellinghieri e De Fabiani, che penso conoscerete tutti perché quest'anno ha fatto davvero dei grandi risultati. Francesco De Fabiani, il fondista. Quindi, se magari a lui non insegnano i mestieri del trucco, a voi insegnano come truccarsi per essere naturali, ma però per essere sempre in ordine? Sì, abbiamo fatto un photoshooting molto interessante con la Fisi, e a parte con Jafra. È stato molto interessante perché ci hanno un po' truccato, pettinato, cose che proprio nel nostro mondo vedi poco, ma che fanno davvero tanto piacere. Beh, vedi poco, ma la maestra è indubbiamente Lindsay Vonn. Lei ha un trucco waterproof, resistente all'acqua, ma lei quando toglie casco e maschera è impeccabile, è lì da photoshooting. La conosci personalmente? No, personalmente no, ho avuto il piacere di fare una foto con lei, ma personalmente non la conosco, è comunque una di quelle atlete che quando capita di vederle in ghiacciaio piuttosto che in giro in inverno in qualche stazione sciistica, guardi davvero con tanta tanta ammirazione perché è vero, è una grandissima sciatrice, ma quando toglie il casco diventa subito una grandissima donna. Beh, è una star, Sì. comunque, ben voluta e in certe circostanze non amata, ma d'altronde quando sei in cima sul tetto del È così. mondo. Mi viene in mente invece una Lara Gut, molto più spontanea, molto carina, forse lei è un po' più maschiaccio. Sì, lei forse ha questo atteggiamento un po' più maschiaccio, però guardando anche sui social riesce a tenere molto alto anche il suo livello di femminilità, diciamo, che tutte le atlete di Coppa del Mondo, seguendole un po' sui social, vedendole ogni tanto in giro. In campo sono delle persone, fuori fai quasi fatica a riconoscerle perché cambiano veramente radicalmente. Siamo uscite un po' dal palmarès, ma quale occasione migliore per scoprire magari anche qualche segreto del dietro le quinte del circuito di Coppa del Mondo? Eravamo arrivati al tuo mondiale dello scorso anno, la vittoria al campionato del mondo junior, che ti ha aperto poi le porte alla nazionale maggiore. Durante l'estate hai avuto modo di allenarti assieme alle azzurre. Sì, il mio problema è che io sono bravina in slalom e nella velocità, quindi l'anno scorso c'è stato proprio il punto di domanda su di me, dove la mettiamo, cosa facciamo di lei. Siamo arrivati alla conclusione che la cosa migliore era rimanere nominalmente in squadra B, ma fare molti, molti allenamenti con le squadre di Coppa del Mondo. Purtroppo ho fatto solo un allenamento con le velociste, io tengo in modo particolare alla velocità, anche se quest'anno sono stata reindirizzata molto sullo slalom, perché come tutti sanno in Italia mancano le slalomiste. Ho fatto invece davvero tanti allenamenti con le slalomiste, ripeto, Costazza, Molghe e Curtoni sono i punti di riferimento adesso della squadra di slalom e devo tanto a loro. In tutti gli allenamenti ho avuto modo di parlare molto con loro, mi guardavano sciare, ci confrontavamo, sono veramente delle atlete di alto livello che però sanno anche come aiutare una giovane a crescere. Durante gli allenamenti, durante i test, eri molto distante da loro? No, 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 eravamo abbastanza vicine, quest'autunno stavo uscendo bene, quest'inverno ero un pochino più indietro, però diciamo che loro mi apprezzavano molto proprio perché io ogni prova davo il mio massimo, magari loro lavoravano più sulla tecnica, io lavoravo più sulla trovare il mio limite, che è una cosa che io devo ancora trovare, magari loro invece hanno già trovato, quindi alla fine io davo il 100%, loro magari solo l'80% e i tempi erano abbastanza vicini. Uno slalom per certi versi beffardo. Per te il debutto in Coppa del Mondo, quest'anno a Santa Caterina Valfurva, ce lo ricordiamo tutti, insomma, era 5 gennaio, sei partita, pronti via, le prime porte e poi. E poi la beffa, sì. La mia stagione di slalom quest'anno è stata un po' travagliata, nel senso che ho fatto abbastanza fatica in Coppa del Mondo, sbagliavo spesso, in allenamento andavo bene, ma in gara sbagliavo molto. Partire con numeri alti, lo sappiamo, soprattutto in slalom, cambia la vita. A Santa Caterina
Ero riuscita a trovare il giusto feeling, finalmente ero contenta perché riuscivo a sentirmi, riuscivo a sciare, la pista era perfetta. Dopodiché, dopo qualche porta sotto il funk, sono caduta, una caduta all'apparenza molto stupida. Mi sono ritrovata i miei genitori davanti, mio padre appena sotto, mia madre davanti a me, gli ho subito detto che qualcosa non andava nel mio ginocchio, sì. E infatti poi la diagnosi fu. Infatti la diagnosi è stata che il crociato era parzialmente lesionato. Io sono abbastanza testarda, il dottore mi ha dato fiducia, ho voluto provare a sciare, ho voluto provare a finire questa stagione perché sarebbe stata una stagione davvero molto importante per me. La velocità in Coppa Europa stava ancora per iniziare, ero finalmente riuscita a entrare nella 15, nella specialità di slalom in Coppa Europa, quindi avrei avuto tante occasioni per abbassare i miei punti FIS, per abbassare i pettorali partenza in Coppa del Mondo. Però purtroppo mi sono fatta male in un momento brutto, brutto ma anche bello allo stesso tempo perché è gennaio e quindi abbiamo avuto il tempo di provare, di fare riabilitazione. In solo 20 giorni sono passata dalle stampelle a sciare, però sciando subito ho sentito che qualcosa non andava, non dicevo niente, me lo tenevo per me, però dopo 3 giorni sugli sci ho chiamato il medico e abbiamo deciso di operarlo proprio perché il mio ginocchio non teneva abbastanza per affrontare una stagione di sci. Te lo tenevi per te, presumo, anche per la delusione di dare una brutta notizia ai tuoi genitori. Sì, comunque dispiace sempre, vedevo che loro soffrivano quasi più di me quel momento, io ci ho provato, ho dato tutto a me stessa, facevo 7 ore di riabilitazione, avevo Denis Bellotti, un ragazzo dell'esercito che mi seguiva veramente mattina e pomeriggio, tutti i giorni in palestra, in piscina, fisioterapia con Iris, abbiamo lavorato davvero tanto e davvero tanto bene per rientrare subito, poi purtroppo ho dovuto dirlo perché non, una stagione così voleva dire andare a farsi ancora più male, quindi pensando anche alle prossime stagioni era più intelligente operarsi e sistemarsi subito. Quindi sei stata operata e adesso sei in convalescenza attiva. Sì, esatto, ho operato il 10 febbraio alla Madonnina da Panzeri e adesso ho patito abbastanza le prime 3-4 settimane, ho avuto un po' di dolore per una contusione ossa che mi sono procurata proprio durante la caduta e che ho aumentato allenandomi. Però ora va bene, sono a Milano in un centro, la Physio Clinic, e sono seguita molto bene da dei fisioterapisti lì, quindi penso che per 1-2 mesi sarò lì il 90% del tempo. A quando il tuo rientro? Sugli sci fine luglio e primi di agosto, diciamo che non ho comunque fretta, rientrerò quando sarò al 100%. Certo. Potrà cominciare prima con la preparazione atletica? Sì, assolutamente sì, penso che in un paio di mesi atleticamente riuscirò a fare davvero quasi il 90% delle cose, dopodiché con calma fino ad arrivare al 100% proprio a luglio-agosto. E quindi si procederà poi a un rientro nel circuito europeo, presumo, con molta calma. Sì, sarà un rientro molto calmo in queste occasioni. C'è sempre la fretta di rientrare, la fretta di voler fare risultato, di voler essere subito competitivi, ma è difficile farlo, ma bisogna davvero stare calmi e affrontare giorno dopo giorno, uno step. Quindi sarà dal mettere gli sci e andare a spazzaneve fino ad arrivare a riuscire a essere competitivi al 100% nei pali. Federica, nella tua giovane carriera già il ruolo hai vestito di testimonial della ONLUS Cancro Primo Aiuto in prima linea per aiutare i bisognosi. Sì, sono stata e li voglio ringraziare perché sono tuttora testimonial di Cancro Primo Aiuto. È una delle fondazioni che ci crede veramente e crede veramente a aiutare le persone. Adesso sono 5 anni che sono con loro e davvero ho avuto il piacere di partecipare a diverse conferenze stampa, diverse serate, grazie a loro e devo dire la verità che riescono a raccogliere tantissimi soldi, tantissime cose che poi non sono mai abbastanza, però sono davvero per una giusta causa. Non abbiamo menzionato, e dobbiamo farlo assolutamente, il gruppo sportivo dell'esercito. Sì, il gruppo sportivo dell'esercito che adesso sono quasi 2 anni che mi accompagna. Hanno creduto in me in una stagione che non era finita benissimo, era iniziata male, finita un po' meglio in realtà, però non era stata una delle mie migliori stagioni. E
E diciamo che li ho subito ringraziati a modo mio l'anno scorso facendo cioè la mia stagione migliore. Certo, così come hai ringraziato la tua Bormio con la vittoria della Mondiale Juniores, che ti dedico anche una cabina via, Sì, è emozionante quella cabina via, mi lascia sempre a bocca aperta. Tante persone mi vedono, mi dicono: ma tu sei quella della cabina via? Certo. Che fa ridere, ma è molto carino. Bormio mi ha sempre aiutato molto. Molto sugli sci, mi lascia sempre le piste, mi aiuta ad allenarmi nel modo migliore, diciamo, quando ho bisogno di farlo. Speriamo al più presto ti dedichi una pista anche, ciò vuol dire che sarai arrivata veramente in alto. I tuoi obiettivi. Ma i miei obiettivi, al momento il mio obiettivo maggiore è riacquistare al 100% tutte le mie forze, diciamo, le mie forze, le mie ginocchia e davvero curare tutti i miei acciacchi. Questo turno ho avuto anche parecchi problemi alla schiena, problemi a una caviglia, quindi diciamo che sono giovane ma nascondo già molti acciacchi, quindi io voglio curarmi bene e diciamo sfruttare questo periodo di stop per curare tutti i miei problemi al 100% e fare una grande preparazione. I miei obiettivi per la stagione invernale non li so, non voglio esprimerli perché bisogna vedere come riuscirò ad arrivare all'inizio della Coppa Il tuo sogno nel cassetto, se c'è. Europa. Ma non ho un sogno preciso nel cassetto, devo dire la verità. Il mio sogno è riuscire a divertirmi sempre facendo quello che mi piace fare. Poi che arriveranno meno i risultati, che arriveranno meno le Coppe del Mondo, le Olimpiadi piuttosto che i mondiali, ovviamente sarà gioia o dispiacere, però non ho mai avuto un obiettivo fisso. Ma ho sempre avuto voglia di divertirmi e di fare quello che mi piace fare divertendomi. Hai degli hobby oltre allo sci? Ma non sono una persona con molti hobby, mi piace lo sci a 360 gradi, mi piace davvero al di fuori di quello fare una vita come tutte le ragazze di 20 anni, quindi passo davvero molto tempo con le mie amiche, mi piace uscire, divertirmi e mi piace anche stare in famiglia. Diciamo che sono una ragazza normalissima al di fuori dello sci. Il posto più bello che hai visitato? Ma la Norvegia. La Norvegia mi piace molto, mi ha sempre ispirato fin da bambina. Norvegia e Canada sono stati un po' sempre il mio pallino. Al posto che porto nel cuore è Afield, dove ho vinto i mondiali, la pista mi è sempre piaciuta, il tempo era bello e è stato magico quel periodo. Del circuito mondiale, qual è la nazione che più ti cattura a livello, non lo so, di approccio culturale, di come si approcciano allo sci, di come vivono lo sci? Ma bisognerebbe dire gli austriaci, ma non dico gli austriaci perché loro vivono lo sci come unica cosa al mondo. A me piace la mentalità americana, a me piace vedere le americane come affrontano lo sci, come affrontano le giornate. Mi piace vedere che la prima cosa che fanno è divertirsi e che hanno un team davvero affiatato. Parlo del gruppo che corre in Coppa Europa perché quello in Coppa del Mondo io non le conosco bene, però sì, penso che il loro atteggiamento sia il più bello. Hanno una mentalità, definiamola easy, però in verità fanno tutto a livello Sì, professionistico al 100%, così. hanno questa mentalità molto easy che fa in modo che loro si divertano sempre, che le cose vadano bene o male. Le vedi sempre serene, sempre tranquille che si divertono, ma quando si allenano sono veramente lì con la testa, sanno cosa devono fare e sono completamente concentrate sui loro obiettivi. Federica Sosio, siamo in conclusione. Ti ringrazio veramente ed un Grazie grossissimo in bocca al lupo. a Grazie davvero. te. Grazie a te. Ciao. È tutto per questa sera, grazie per la cortese attenzione, vi rimando a mercoledì prossimo. Buon proseguimento di serata.